È un marchio, quello di Antiqua, a cui Fiera di Genova tiene molto. È un appuntamento oramai pluridecennale perché abbiamo superato le 25 edizioni. Da parte nostra come Fiera, nell'ambito di un programma di rilancio dei marchi fieristici, c'è la volontà anche di puntare su un evento come Antiqua, che ha una sua tradizione e rientra nel novero delle manifestazioni di alto antiquariato. Il fatto che la prenda Fiera in gestione diretta è un'ulteriore volontà di riposizionarla ancora più in alto. La manifestazione è apprezzata e sicuramente lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno è di collegarla in maniera molto più stretta con il territorio, quindi sia con gli enti del territorio, che con il conservatorio, con l'Accademia Linguistica, con i musei cittadini e con tante altre realtà. Faremo dei piccoli eventi in fiera, cercheremo di collegare con degli eventi esterni nei nostri spazi, in modo da creare anche un giro di pubblico che sia interessato a venirci a trovare nelle nostre sedi, soprattutto questa di Palazzo Senarega, che dividiamo con l'Accademia. Sarà questa commissione insieme a Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Reale, e a Paola Costa Calcagno, storica dell'arte, un'incursione nelle sale di Antiqua per scovare i pezzi più interessanti, più curiosi, più divertenti. Cioè, i criteri saranno diversi, non necessariamente il pezzo più pregiato della collezione, il pezzo più costoso della mostra, ma il pezzo che può dire qualcosa di diverso al pubblico, e questa segnalazione ha proprio questo scopo.